L'applauso scatta quando il presidente della circoscrizione chiede le dimissioni dell'assessore alle politiche educative Fabio Losito. È stata la sua terza assenza a mandare in ebollizione l'aula del Consiglio circoscrizionale del San Paolo. I genitori dei bambini che vorrebbero usufruire dello scuolabus avevano preso anche il permesso al lavoro per poter intervenire all'assemblea che l'assessore stesso aveva spostato per la seconda volta. Poi alle 9 ha chiamato per comunicare un impegno imprevisto. La vicenda è quella dello scuolabus, la ditta che la gestisce è nuova, le domande si fanno via internet e sono cambiate anche le regole. Niente pulmino se si abita entro i 500 metri dalla scuola. In linea d'aria però, sottolineano i genitori. Gente che abita nella stessa via, nello stesso condominio, addirittura nello stesso pianerottolo, ci sono state famiglie che hanno avuto accesso al servizio, mentre la signora della porta accanto invece questo servizio è stato negato. Sono un nonno che va a lasciare e a prendere i bambini, i nipoti. Io non la conosco, io l'assessore non lo conosco. Voglio solo dire una cosa, il San Paolo sa da che strada si viene da Bari? E allora qualche giorno venisse qua, si facesse una passeggiata e vedesse la situazione del quartiere San Paolo con quarto di... Ci sono strade dissestate, presenza di campane, presenza strada a scorrimento veloce, abbiamo dei cani randaggi. Abbiamo la presenza di una scuola di polizia dove escono delle macchine ad alta velocità. L'assessore si è...